Finalmente è arrivato a Torino. Svolte visite mediche, è arrivato a Torino all'aeroporto. È tutto fatto finalmente. Kostic è un nuovo giocatore della Juventus. Lo diciamo da tempo, lo diciamo da mesi in realtà, ed è da mesi che vi diciamo: occhio perché Kostic piace alla Juventus. E anche quando non se ne è parlato più, e quando si è parlato di Kostic al West Ham, vi dicevamo: occhio, perché Kostic con la Juventus ha un accordo, è rimasto semplicemente congelato e la Juventus sta cercando di capire come muoversi sul mercato, perché Kostic ha detto chiaramente che vuole la Juventus. Ed è la seconda volta che questi barbieri ci prendono, perché prima quello di Pogba, poi quello di Kostic, beh, quando si va dal barbiere e si parla di Juve, ecco che le cose si chiudono sicuramente. Ed ecco che quindi andiamo a analizzare la situazione e cerchiamo di capire intanto che tipo di giocatore è, ma soprattutto è finito qua il mercato della Juventus con Kostic? Dove giocherà? E attenzione, perché io vi dico che secondo me ci sono buone possibilità di vederlo titolare contro il Sassuolo. E l'arrivo di Kostic può cambiare drasticamente la Juventus, i piani della Juventus e anche i piani di mercato. Scopriamo tutto, cerchiamo di capirci qualcosa in questo miscuglio di novità che faranno sicuramente contenti i tifosi della Juventus. Io prima però vi ricordo di supportarci, perché siamo arrivati a quota 45.000 iscritti. Tra l'altro mi sta piacendo tantissimo e risponderò ad ognuno di voi, mi sta piacendo tanto leggere i messaggi che mi stanno arrivando da tutti voi, dove mi scrivete da quanto tempo mi conoscete. C'è chi mi ha conosciuto da pochi giorni, c'è chi mi ha scoperto il canale di FCM Sport da pochi giorni, o chi dal periodo di gennaio, o chi dal periodo della pandemia, o prima ancora, o dalla nascita, insomma. Veramente bello leggere tutti i vostri messaggi, vi ringrazio anticipatamente, supportateci sempre, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E allora è finita una sorta di telenovelas, perché di Kostic qui sul canale ne parliamo da parecchi mesi ed è sbarcato questa mattina a Torino, prima giornata italiana per il serbo che ha giocato l'ultima partita con l'Eintracht Francoforte pochi giorni fa. Una brutta sconfitta 6-1 per mano del Bayern Monaco di De Ligt, che però è rimasto comodamente in panchina. Visite mediche e tutto il resto. Un contratto da 3,5 milioni di euro per lui, che lo lega alla Juventus fino al 2023, quindi è un triennale da 3,5 ed è lo stesso tipo di accordo di cui avevamo parlato 2 mesi fa, quando dicevamo accordo trovato tra Juve e Kostic, triennale da 3,5 milioni di euro. Questo cosa vuol dire? Che l'accordo col giocatore c'era da tempo. La Juventus però prendeva tempo con l'Eintracht per capire quanti soldi poteva ricavare anche dalle cessioni, perché vi ricordate tutti questi mesi in cui la Juventus ha venduto tutti i vari giovani, tutti i esuberi, tutti i giocatori in qualche modo non che facevano parte del progetto Juve. Ecco, questi sono serviti per mettere in piedi questo gruzzoletto che va intorno ai 17 milioni circa da dare all'Eintracht Francoforte, che comunque è una cifra alta se pensiamo che il giocatore è in scadenza. Però si è arrivati ad un punto in cui la Juventus era veramente corta. Lì davanti erano andati via Bernardeschi, Morata e Dybala. Hai preso Di Maria al posto di Dybala, e però rimaneva la seconda punta, cioè Morata da sostituire, e ancora non è stato fatto, e l'esterno che era appunto rappresentato da Bernardeschi. Io vi dico che se la Juventus dovesse davvero prendere un altro giocatore di livello importante lì davanti, quindi o un Depay, o un Muriel, o un giocatore di alto livello da prendere al posto di Morata, tu avresti sostituito Morata, che è un giocatore che a me piace, ma che effettivamente negli ultimi 2 anni non ha fatto cose pazzesche. Hai sostituito Dybala, che è un giocatore che secondo me ha la sua qualità. È inutile ora denigrare Dybala, perché per me rimane un bel giocatore, che però negli ultimi anni vuoi un po' qualche aspetto comportamentale, vuoi soprattutto una questione fisica, non ha dato il 100%. E hai sostituito Bernardeschi, lo hai fatto con Di Maria al posto di Dybala, sicuramente sei andato oltre. Se prendi un Depay al posto di Morata, io sono l'idea che vai a migliorare. Se prendi un Kostic al posto di Bernardeschi, fai non uno, 10 passi in avanti. Ve l'abbiamo anche un po' descritto, ragazzo, negli ultimi nel video di questa mattina vi abbiamo raccontato un po' quello che è stato il percorso evolutivo di Kostic, quello che è il suo ruolo, dove può giocare, dove fondamentalmente può essere utile a questa Juventus. Ad oggi, che è il compleanno di Max Allegri, ricordiamolo, se c'è qualcuno che vuole fare gli auguri scrivete pure nei commenti, ma penso che saranno veramente pochi, ecco che c'è un altro regalo di compleanno per Max Allegri, che è finalmente all'esterno che chiedeva da tempo, perché è da settimane che lui chiede alla società di investire qualcosa per l'esterno.
perché è chiaro che serviva. Ed è un giocatore che ha fretta di vederlo in campo, perché vi dicevo appunto della sfida col Sassuolo, perché paradossalmente lui potrebbe anche metterlo in campo da titolare contro il Sassuolo. E sapete perché? Perché lui è avanti di condizione rispetto ai suoi compagni, perché ha già giocato la prima partita in Bundesliga, perché già un ritmo più alto, perché in Bundesliga si cominciano a preparare prima, perché chiaramente in una settimana anticipo rispetto a quella che è l'inizio, soprattutto l'Eintracht si allena ancora da prima, perché ieri l'ha perso, però aveva da giocare una Supercoppa europea, che ha perso contro Real Madrid, ma vabbè. E quindi sappiamo che c'è Di Maria lì davanti, c'è un Chiesa che deve recuperare e lo farà a piccoli passi. Ecco che secondo me questo tridente comincia a essere importante. Attenzione, perché la Juventus si potrebbe sistemare in campo con una sorta di 4-4-2, quindi con Kostic e Cuadrado larghi, o con un 4-2-3-1 con Kostic a sinistra, centrale Di Maria, largo a destra appunto Vlahovic, largo a destra scusate Cuadrado, e punta centrale Vlahovic. Io però continuo a non escludere categoricamente la possibilità di vedere una Juventus con la divisa 3, e soprattutto in questo inizio di stagione vedere una Juventus col 3-5-2. E l'idea di voler prendere una seconda punta di affiancare a Vlahovic, e quindi i nomi di Depay, di Muriel, mi fanno pensare proprio a questo, una seconda punta per un 3-5-2, dove hai largo a destra Cuadrado, largo a sinistra proprio Kostic, e Di Maria che ti fa il sottopunta, ma all'occorrenza, siccome Di Maria ha 34 anni non lo può giocare tutte, ecco che una seconda punta può far fiatare benissimo Vlahovic, con Ken che potrebbe rimanere e fare il vice Vlahovic, giocandone pochissimo, perché la Juventus, Allegri quando ha un grande giocatore davanti, difficilmente lo togli. Questa potrebbe essere un'idea, quella del 3-5-2. Sarebbe una Juventus bella, che offensiva, qualcuno addirittura ha pronosticato un Di Maria mezzala di quella grande qualità. Io francamente lo vedrei molto sprecato. Io continuo a credere che l'ideale in questo momento per la Juventus sarebbe il 4-3, proprio in questo preciso istante, dando però massima fiducia a Pellegrini, cioè rinominandolo proprio come esterno sinistro, come terzino sinistro titolare, senza ombra di dubbio. Oppure clamorosamente potrebbe esserci lo spostamento di Daniele a sinistra, poi a destra avresti Cuadrado, e quindi potresti fare Cuadrado terzino e lì davanti Di Maria. Sarebbe un po' scoperta da questo punto di vista la Juventus. Io tra l'altro sono curioso di sapere che ne pensate voi, cioè qui sotto mi piacerebbe capire, ora che è arrivato Kostic, in virtù del fatto che ci sono pochi giorni da qui a Juve Sassuolo, come mettereste in campo questa Juventus? Cioè, hai Kostic che è in condizione, lo metti subito in campo? Io personalmente lo metterei subito in campo, anche perché l'ho visto contro il Bayern Monaco, mi è sembrato in un'ottima forma. E soprattutto, come mettereste in campo questa Juventus, posto che ci sono degli infortuni a centrocampo, posto che lì davanti c'è il solo Vlahovic come punta insieme a Ken, che però è squalificato. E quindi come la mettete in campo questa Juventus? 4-3-3 con Di Maria a destra e Kostic a sinistra, o 4-4-2 con Di Maria sotto punta, Cuadrado largo a destra, Kostic largo a sinistra e due centrocampisti? C'è tanto, ci sono tante soluzioni. Soprattutto la domanda che vi faccio è: difesa 3 o difesa 4? Che questa è un'altra gran bella domanda. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.